Mario Cusitore e Cristina Tenuta sono stati protagonisti di un interessante sviluppo sui social media. Mario e Cristina si seguono su Instagram. Lorenzo Pugnaloni, una fonte vicina al programma, ha recentemente rivelato che Mario e Cristina hanno iniziato a seguirsi su Instagram il 21 maggio. Questo gesto ha suscitato notevole interesse, data la precedente ammissione di Cristina di trovare Mario particolarmente affascinante. Il fenomeno dei social continua a giocare un ruolo cruciale nella narrazione di Uomini e Donne. Anche se le registrazioni dello show si sono concluse, i movimenti su Instagram dei personaggi più seguiti continuano a tenere banco tra i fan. Cristina ha sempre espresso il desiderio di conoscere meglio Mario, nonostante la presenza di Ida Platano, e questo scambio di follow rappresenta un piccolo, ma significativo, sviluppo. Mario e Miss Opinionista hanno iniziato a seguirsi su Instagram, ha postato Lorenzo Pugnaloni, usando un soprannome per riferirsi a Cristina. Questo dettaglio ha sollevato alcune domande e curiosità tra i follower. Durante il programma, Cristina non ha mai nascosto il suo interesse per Mario, evidenziando le sue qualità sia fisiche che caratteriali. Aveva persino suggerito di andare a prendere un caffè insieme, una proposta che Mario declinò per non complicare la sua situazione con Ida. Il gesto shock di Mario e Cristina su Instagram. L'avvicinamento di Mario e Cristina sui social potrebbe non significare molto nel breve termine, ma è sicuramente un elemento che i fan del programma noteranno e discuteranno nelle prossime settimane, soprattutto durante la pausa estiva del programma. Il 24 maggio è stata trasmessa l'ultima puntata della stagione 2023-2024 di Uomini e Donne, segnando la conclusione di un'altra edizione di successo. Nonostante sia al suo ventennale, il programma ha continuato a registrare ottimi ascolti, con episodi che hanno raggiunto oltre 3 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il 28-30%. Con questi sviluppi, i fan di Uomini e Donne hanno ancora di che parlare e speculare, aspettando le future edizioni del programma e i possibili sviluppi delle storie iniziate quest'anno. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.